maledizione di regala un giocattolo. Come è nata questa iniziativa? Allora, noi sono circa 10 anni che comunque ci impegniamo in questa raccolta. Prima semplicemente attraverso la donazione, dallo scorso anno abbiamo voluto farla nostra e appunto regalarlo in maniera più diretta questo sorriso. Infatti l'anno scorso si sono portati anche tutti i giochi raccolti al reparto qualche giorno dopo l'iniziativa e vedere i sorrisi sui volti dei bambini ha provocato tanta commozione in noi perché c'erano sentimenti contrastanti, c'era la gioia di vedere quel sorriso, ma al tempo stesso c'era anche il dolore della sofferenza di vedere tutti questi bambini e adolescenti in questo reparto così difficile. Infatti l'anno scorso ci siamo solamente limitati ai giochi, quest'anno invece abbiamo puntato ad allargarlo il progetto e vogliamo arrivare anche alle adolescenti. Infatti si sono acquistate anche delle carte Amazon, dei giochi per la PlayStation, controller per la PlayStation. Per le ragazzine abbiamo pensato a dei trucchi, alle parrucche, dei turbanti e non da meno abbiamo voluto anche accontentare le famiglie che purtroppo anche loro versano in situazioni di difficoltà, magari a volte anche economiche, perché non sono provenienti solo dalla Puglia, ma arrivano dovunque, dalla Basilicata, dal Molise, dalla Campania, dalla Calabria. E quindi abbiamo voluto aiutarle attraverso dei buoni spesa da consumare nei supermercati e dei buoni carburante.